Non ho parole per la definizione del nostro presidente, il governatore della regione Campania. È evidente che un modo di comportarsi non è sicuramente un modo corretto istituzionalmente, ma io mi auguro che il 18% dei cittadini campani che l'ha votato per eleggerlo a presidente della regione Campania si stia rendendo conto chi è il proprio governatore. Bando gli scherzi, ma sono delle situazioni veramente paradossali che non meritano commento alcuno. Conosciamo bene De Luca, noi salernitani, perché lo abbiamo avuto per lo è tuttora sostanzialmente, lo abbiamo avuto sindaco per oltre 20 anni, quindi conosciamo bene il suo modo di essere, il suo modo di pensare, il suo modo di agire sia nella vita che politicamente. Non vi sono commenti, la storia darà atto di quello che sta combinando nella nostra regione. Ma come al solito il Comune di Salerno con i suoi organi, ormai la maggior parte di essi o indagati o imputati in procedimenti penali, non fa la parte dell'arbitro. Il Comune di Salerno dovrebbe essere il primo ente a livello cittadino a tutelare il suo territorio, a far rispettare le leggi, i regolamenti, a far rispettare le norme dello Stato italiano. Purtroppo anche per la vicenda SIST il Comune, forzando ancora una mano, ha rilasciato un permesso di costruire che poi è stato utilizzato in sede penale per ottenere il dissequestro. Ma al di là dell'enfasi che si è tentato di dare alla vicenda, era evidente che il Tribunale, in sintonia con l'altra vicenda della società Crescent, avendo dissequestrato la società Crescent, ha chiaramente del pari e omogeneamente adottato lo stesso provvedimento di dissequestro sulla base del titolo edilizio rilasciato al Comune di Salerno. Io delle luci d'artista, tra virgolette d'artista, non ne voglio parlare, voglio solo dire, così come abbiamo scritto sia agli organi comunali, al comandante, al sindaco e anche al prefetto, nonché all'assessore alla mobilità urbana del Comune di Salerno, noi abbiamo bisogno, abbiamo necessità del piano urbano del traffico. Il piano urbano del traffico a Salerno non c'è, né tantomeno per circa 20 anni ci sono stati gli aggiornamenti previsti obbligatoriamente dal codice della strada. Quindi abbiamo messo in mora tutti gli organi comunali, nonché abbiamo invitato il prefetto a sollecitare l'ente comunale ad adottare il piano urbano del traffico. Non è una stupidaggine, si tratta di sicurezza dei cittadini, si tratta di evitare ingorghi, evitare incidenti, si tratta della nostra salute, dell'ambiente, dell'inquinamento e di tutto quanto viene determinato questa circolazione senza controllo, senza regole. Gli organi comunali di Salerno non sono stati capaci di fare un piano urbano del traffico, quindi noi attenderemo qualche altra settimana, soprattutto periodo il weekend, per poi stabilire, per decidere con gli altri amici attivisti che cosa fare concretamente andando avanti con le nostre azioni.